Siamo con Christian Toss, capitano e difensore del Bra. Gli ultimi due risultati non vi hanno sorriso perché hanno interrotto la vostra striscia, insomma, di positività, e però bisogna anche dire che è stato un grande Bra anche in queste ultime due partite. Sì, sono d'accordo. Purtroppo il risultato non ci ha dato ragione, però le prestazioni sono state di livello, secondo me. Non meritavamo in entrambe le partite la sconfitta, però due episodi ci hanno condannato. Purtroppo il calcio è così, quindi accettiamo il risultato e andiamo avanti. Senti, sei rientrato in gruppo, il mister ti ha di nuovo schierato, adesso è bello rivederti anche in campo. È bello anche per me finalmente risentire il profumo dell'erba, soffrire con i miei compagni, che è la cosa che mi è mancata più di tutti. Proprio è stato un periodo non facile per me, però adesso sono rientrato, spero piano piano di tornare al top della condizione e dare il mio contributo per la squadra. Senti, l'abbiamo detto tante volte, anche poi con mister Roberto Floris, che da Tortona in poi è cambiato qualcosa, insomma, nell'atteggiamento. Vi siete parlati, avete deciso di switchare, difatti si è visto un altro Bra, che poi prima non è che si sia visto un Bra diverso. No, infatti, anche lì era più una questione di risultati che di prestazioni. È stato un periodo dove facevamo buone prestazioni, ma per distrazioni, per quei piccoli dettagli, i risultati non arrivavano. E ad Ortona ci siamo guardati in faccia, ci siamo parlati, ci siamo compattati e da lì siamo partiti. Poi appunto il calcio è un po' così, magari prima meritavi di più e non ti è arrivato, invece lì la cosa mezza e mezza magari ti è andata un po' più a tuo favore, e da lì poi dopo siamo migliorati partita dopo partita fino ad arrivare adesso dove siamo. Al momento avete qualche defezione nelle rotazioni, però si è visto da fuori che comunque siete una squadra che si adatta, lotta, combatte, non si spaventa anche magari di un problema che nasce o che viene fuori. Questa secondo me è anche una forza che ha questo Bra, che è nel DNA. Sì, sicuramente. Purtroppo da inizio anno abbiamo avuto tante defezioni, come hai detto tu, però appunto chi è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, anche magari in ruoli e posizioni che non erano proprio consoni alle sue caratteristiche. Però questo appunto, come hai detto tu, è una grande forza di un gruppo che è umile e piace lavorare e mettersi a disposizione. Domenica siete ospiti del Vado alle 15 a Chittolina, una partita ovviamente un altro banco di prova. Tu cosa ti aspetti? Sicuramente una partita difficilissima, una squadra una delle più forti secondo me di questo campionato. Già l'abbiamo incontrata lo scorso anno, sono cambiati un po' di interpreti, ma sono sempre una squadra fortissima, ma comunque. E devo dire che negli ultimi anni abbiamo anche sofferti molto, perché comunque i risultati e carta alla mano abbiamo sempre o perso o pareggiato, quindi sicuramente sarà una sfida tosta, però appunto siamo consapevoli di questo, ci stiamo preparando al meglio per affrontarli. Da qui al giro di boa, Vado, Albenga e poi Asti, se il capitano deve tracciare un piccolo bilancio, cosa traccia Christian Toss? Ma non traccio nulla, so che dobbiamo affrontare partita dopo partita. Se mettiamo il nostro spirito, la nostra fame, il nostro atteggiamento di domenica, abbiamo una buona possibilità di portare a casa molti punti. Dipende solo da noi. Poi il calcio, come ti ho detto prima, è sempre imprevedibile, dipende anche dagli episodi. Però secondo me, mettendo quello, abbiamo una grossa fetta di lavoro pronto a nostra disposizione. Ho detto capitano all'inizio, ho detto capitano adesso, però fare il capitano in campo, ti ho fatto quell'intervista a inizio stagione dove mi hai detto determinate cose, però adesso che sei sceso in campo con la fascia, come la vivi la cosa? Sicuramente meglio, perché da fuori si soffre ancora di più. Diciamo che in campo si soffre, ma essendo in campo si soffre in maniera diversa. Però no, a parte gli scherzi, è bello, apprezzo le piccole cose che sembravano scontate prima, adesso dopo quello che ho passato le apprezzo molto di più e sono felicissimo di essere tornato a combattere e lottare con i miei compagni.